Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Mindtest Ita. Episodio che doveva uscire la scorsa settimana, ma che non è uscito perché ho avuto vari problemi, come saprà ben commentatore video, con il layout per quanto riguarda la farm di mossi cobblestone. L'altra volta avevo provato a disporlo in un altro modo, ma non funzionava perché la stone, cioè la cobblestone, non diventava mai mossi. Non diventava mai così. Dopo prove e prove ho capito che l'unico modo per farla diventare muschiata, insomma, mossi, è quello di avere l'acqua accanto, cioè proprio uno dei blocchi accanto, non sopra, non sotto, ma accanto. Mi pare di aver capito. A quel punto sorgeva invece il problema che il deployer non metteva più la mossy cobblestone. Non so come mai, ho messo dei timer, ho messo dei collegamenti in mese con diversi, ho messo di tutto e di più e niente, non si attivava sufficientemente bene e quindi non rimpiazzava la mossy cobblestone. Una volta che veniva presa la mossy cobblestone, boh, ciao fine, e qui c'era solo dell'acqua che fluiva e questo non andava bene perché appunto non rientra nel nostro discorso di farm semi-automatica, ecco. Tra l'altro potete vedere quanto cavolo di tempo ho passato qua perché ci sono tutti i cristalli completamente pieni e li ho già raccolti completamente pieni un paio di volte almeno. Sono stato AFK a provare perché ovviamente, cioè, se la metti la mossy cobblestone funziona tutto. Se invece si trasforma in mossy cobblestone non funziona sempre. È quello il discorso, quindi ore e ore a lasciare aperto Mindtest. Ah, qua non funziona. Ah, qua non funziona. Adesso invece funziona perché, come potete vedere, mi ha fatto un po' di mossy cobblestone, una decina credo, se non ricordo male. È molto lenta come farm perché davvero ci mette tantissimo tempo per convertirsi in mossy cobblestone, una particolare. Però così con questo layout dovrebbe funzionare. Ho dovuto eliminare il timer alla fine perché non so come mai con il timer sfalsava tutto. Così invece c'è un leggerissimo ritardo che è proprio di una frazione di secondo. E infatti, quando succede il cambiamento è praticamente istantaneo, non si nota il cambiamento di blocco. Cioè, quando viene rimossa la mossa di cobblestone e messo il pezzo di cobblestone, è praticamente istantaneo. Perché appunto è giusto quel nanosecondo che il segnale fa questo blocco in più. Però funziona. Funziona finora, non mi ha dato problemi appunto con una decina di pezzi di mossy cobblestone che ha farmato. E quindi mi sembra che sia l'unico design che per ora sono riuscito a far funzionare con questo tipo di farm, ecco, con la mossy cobblestone. Adesso l'interessante sarebbe capire dove andare a piazzarlo. Una idea che avevo era quella di andare a metterlo giù in cantina dove c'è la fa... Tra l'altro, allora andiamo un attimo qua a riattivare la World Anchor. Voglio vedere giù sotto se ha farmato per caso un po' di legna. Mi pare di no perché molte volte non sono riuscito ad aprire il... Cioè ad attivare la World Anchor. No, infatti non ha farmato tantissimo rispetto agli altri. Talvolta quando scendo qua sotto non so per quale... Oddio, no, quell'albero si è buggato. È venuto più alto. Se rimane così non crescerà mai. Allora. What? Come i pompieri tirano giù i micini dagli alberi, noi dobbiamo tirare giù invece gli alberi dagli alberi. A posto dovrebbe, sì. Ok, è sbuggato. Queste foglie qua posso anche buttarle, tanto verranno spirate, in men che non si dica, saranno già là in fondo probabilmente. E qua tanto ce n'è. Ogni tanto cadono, non so come mai, ma ogni tanto ne casca qualcuna. Non dovrebbero, perché dovrebbero semplicemente despawnare, però ogni tanto ne trovo. Boh, i misteri di Mindtest, guardate, sono cose molto strane che capitano. Allora, andrei quindi sotto in cantina, prenderei
Potrei fare una stanza aggiuntiva. Magari di qua. Magari qua dietro sfondo questo muro. Anche perché se volessi fare la coltivazione più lunga da questo lato, dubito, in realtà. Perché adesso con il fatto del... Perché non c'è del... mais qua? Ci sono problemi nella farm per caso? No, qua sembra tutto a posto. Vediamo giù sotto se per caso c'è qualcosa che non è pieno, qualche deployer che non è pieno. Allora, 97, 98, 96, 98, 99, 98, 97, 98, 98. No, sono tutti a posto. Boh. Quindi tra l'altro si starà riempiendo, visto che sono tutti pieni, mi sa che si sta riempiendo questa chest qua. Questa dovrebbe essere... Oh no, forse questa qua, quella che è connessa al... Sì, mi sa che è questa, perché ce n'è 48 che è più indicativo che non 98, che non 99. Ne metto un paio qua, tanto per... Ma a parte che credo che ce ne siano abbastanza anche. Guardate quanto etanolo abbiamo. Qua abbiamo energia in quantità. Col fatto che non lo brucia più istantaneamente, lo accumula ed è un'ottima cosa. Perché così quando ne hai bisogno ti crea energia, ma non la crea sempre. Allora, sì, io andrei a espandere la zona di qua. Ma farei più che altro una stanzetta, ecco. Tipo faccio un passaggio qua. E poi vado a scavare una stanzetta in questa zona. Facciamo anche questa alta 3 perché gli altri due ormai mi... Cioè un tempo giocavo sempre con alto 2, ma adesso mi danno... Non la nausea, però... Mi sembra di essere... soffocato, ristretto. Cioè, mi dà una sensazione claustrofobica, ecco, non mi veniva la parola giusta. Claustrofobica. Quanto spazio ha bisogno però quell'affare allora? Deployer. Roccia sono 3 più metti uno spazietto per distanza dall'altro sono 4. Allora potrei fare una scusatemi una roba così sono 1 2 3 4 quindi è addossato quella parete e poi c'è uno spazietto qua di corridoio. E farlo più lungo, nel senso che andiamo in lunghezza, ne mettiamo due file che continuano in là. Quanti ne possiamo fare? Ne possiamo fare un bel po' volendo anche, perché adesso abbiamo parecchio... Ah, però dovremmo andare in miniera, sapete? Perché stiamo finendo i minerali pian pianino. Metto delle torce, tra l'altro, perché sono qua su YouTube, non si vede un fico secco di niente. Allora, mettiamo a posto sta roba qua, via, ok. Sono simmetriche, sì. Però come lunghezza era, allora, tubo, note breaker, cobblestone, acqua, legno. Quindi questo sarebbe lo spazio giusto per farcene stare giusti due. Ma io metterei pure più in là, mettere uno spazietto tra la parete e l'inizio del macchinario, ecco. Ok. Quindi spazio, tubo, note breaker, cobblestone, acqua, legno e spazietto. Ok, e questa è la prima fila, quindi una fila è 1, 2, 3, 4, 5, 6. No! Ops. È lunga 6 una fila. Quindi facciamo altri 6. 2, 3, 4, 5, 6.
un po' di luce, che tanto ci servirà poi per la stanza. C'è un 6 anche di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E metterei ancora una fila, facciamo 3 per 2, 6. 6 cosini di 2, 3, 4, 5, 6. 6 cosini che formano mossi cobblestone, dai. 2, 3, 4, 5, 6. Anche perché tecnicamente non dovremmo averne così tanto bisogno. Sì, non si vede un ciulo. Allora, così, cosa? No, cosa? No, wey, non hai capito niente. Ma mi sa che mi conviene utilizzare il mining drill, eh? Allora, torniamo qua. E uno. E 2, e 1, 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 e 2. Ottimo. E 1, e 2, e 1, e 2, e 1, e 2, e 1, e 2, e 1, e 2. Eccolo. Ora però mi serve alto 3. Singolo 3, profondo 3. Largo 3, alto 3. No! Mi stai dicendo che devo selezionare quello in basso, quello in alto? Sì. Adesso mi serve il... Ok, largo 3 nodi. Ok, questo invece è al centro. Perché li fa tutti al centro tranne quello alto 3? Ottimo! E ci siamo bruciati mezza carica del mining drill così facendo, ma vabbè, GG. Allora, le torce non sono molto simmetriche, ma chi se ne frega per ora. Allora. Ho qualcosa dietro? Ho solo del mese con dietro. Ma allora, per chiudere l'acqua potrei usare benissimo della sandstone. Allora, qua abbiamo detto. Tubo, node breaker, mossi, acqua, 1, 2, 3. Spazio. Tubo, node breaker, mossi, acqua, 1, 2, 3. Spazio. Tubo, node breaker, mossi, acqua, 1, 2, 3. E qua. No, non so più piazzare dei blocchi. Adesso ci manteniamo uguali, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E qua. Andiamo con 1, 2, 3. Uè! Ok. E così ci siamo. Poi mettiamo già anche la cobblestone, già che ci siamo. Che questa anche già l'abbiamo. E poi dovremo fare tutti i macchinari e andare a piazzarle qua. Oddio, non vorrei che ci fosse... No, mi pare che passasse sopra, non passava dietro il mese con... Faceva qua, 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 qua. Non andava in questo blocco qua. Ma adesso andiamo a controllare per sicurezza. Piano terra, allora. No, no, infatti. Allora, questo è a posto. Ah, potevo mettere anche già l'acqua, già che c'ero. E i tubi posso iniziare a piazzare. Ah. Ok, ne abbiamo un po' di tubi, per fortuna. No, minerali ancora un po' ne abbiamo, ecco.
Non tantissimi, devo dire, ma ce n'è. Allora, tubo, no, così, sì, così, così e così. Dove li faccio andare però? No, non così, ma... Vorrei che non mi imbrogliassero però con tutti questi discorsi qua. Ho un'idea. Ditemi poi che ve ne pare. Allora, così, cosa? No. E farlo proseguire ad altezza tetto. Ah, facciamo così. 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 E così. E si continua. Per poi mettere una cesta là proprio sopra l'architrave. Mi sembra un'idea carina, dai. Non è neanche troppo invasivo come design. L'unica cosa è che devo sostituire alcuni pezzi con dei sorting. Per il discorso che sennò ti torna tutto sempre indietro. Allora, 1, 2, 3. 4, 5, 6 sorting. E questo... Non mi ricordo come avevo fatto nelle altre zone. Mi pare che anche quello di uscita. Eh sì. Oppure mettere dei one way. E qua non va bene perché è ad angolo. Qua va bene. Qua va bene. 4 one way e 8 e 8 sorting. Allora, pensiamo già a questo adesso in sto episodio perché così almeno non ci pensiamo più. Allora, 4 one way ce li ho già e dei sorting invece ne ho solo due. Vediamo un attimo com'è che si facevano i sorting pneumatic tubes. Allora, quattro frammenti di me. Allora, noi qua mi devo liberare di un po' di sandstone. Quattro frammenti di mese e un pneumatic. Facciamo un po' di frammenti di mese. Ho detto che ne abbiamo bisogno di 8. No, 8 per 4 fa tutto un altro numero. Allora, 32, quindi così dovrebbero andare bene. Ottimo. Ma facciamo le 9 così non avanzano i cristalli, no? Allora, questi li mettiamo via. No, ce già ce n'erano. E andiamo a mettere questi. Allora, i one way. Sì, ovviamente vanno sempre messi al contrario. Perché su qualsiasi punto io... no, era qua che va messi. Prima che arrivi. In modo che non torni indietro. No, vabbè, quindi qua non serve un Kaiser.
tanto non ha modo di tornare indietro. Cioè, no, solo due ne servono. Allora, mettiamo a posto i tubi che ho tolto. Perché qua una volta partito va. Allora, ok. Ah, ma no, era giusto quello? Sì, mi sa di sì che l'ho girato 4 volte. E dei sorting. Allora, qua ci va il sorting. Qua ci va il sorting. Qua ci va il sorting. Idem. 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 Qua. Ci va un sorting. Qua ci va un sorting. E basta, sì, ne avevo fatto uno in più. Qua deve essere off di tutto tranne che di verde. Ok. Tutto off tranne il verde. Idem. Ed eccoci qua. Tutti a posto, tutti a posto, ottimo. Mettiamo anche già l'acqua, già che ci siamo. No, meglio di no, perché poi dopo quando devo mettere gli affari che si attivano, meglio non rischiare che ci siano dei conflitti strani. Niente, io direi che per questo episodio possa essere tutto. Nel frattempo, magari prima del prossimo episodio, troverò il tempo di craftarmi i macchinari e andare a piazzarli qua. Così che magari nel prossimo episodio possiamo già iniziare a sfruttare questa farm di cobblestone, di mossi cobblestone. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace, a iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e a lasciare un commento qui sotto. Ciao a tutti e buona giornata!